Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Anch'io intervengo in dichiarazione di voto ricordando prima di tutto come lo vediamo. Il dibattito, la discussione generale e comunque l'argomento rendiconto e assestamento non hanno suscitato grande interesse, anche perché veniamo tutti dalla maratona durata più di un mese del decreto agosto e di altri provvedimenti, e ancora ci aspettano appunto il recovery, la legge di delegazione, cioè c'è stato un avanzare affannoso nei lavori proprio perché c'erano tantissimi provvedimenti, e questa cosa, la mancanza della capacità di organizzare una tempistica e di rispettare la tempistica non garantisce un buon lavoro, questo proprio per principio, lo voglio sottolineare. Comunque, venendo ai provvedimenti, in merito al rendiconto 2019 ci limitiamo a prendere atto dei risultati conseguiti con riferimento ai saldi di finanza pubblica riferiti all'esercizio 2019, che presentano sì una riduzione dell'1,6% del PIL, dell'indebitamento netto, ma anche di un ulteriore incremento delle spese complessive. Non hanno prodotto alcuna incidenza sul rapporto pubblico, debito pubblico PIL, che rimane variato al 134,8%. La pressione fiscale complessiva è al 42,4%, ma ricordava giustamente il collega Pichetto, comprende anche il discorso della rottamazione, quindi è stata gonfiata da un provvedimento che ha avuto successo, per cui c'è stato un incremento in quel senso. La pressione fiscale, a nostro avviso, rimane sempre al centro delle nostre proposte, le proposte della Lega, anche in considerazione del fatto che la riforma del fisco è tra le principali politiche di supporto al piano nazionale di ripresa e resilienza attualmente all'esame del Parlamento. Riteniamo debba essere oggetto di approfondita e condivisa analisi tra le forze politiche dell'intero arco parlamentare, raccogliendo l'allarme di tutte le categorie che stimano ad esempio una total tax rate del 64,5% su piccole aziende e professionisti, un livello insostenibile. Inutile dire quanto questa situazione, soprattutto in questo preciso momento storico, sia appunto insostenibile e mette a rischio la tenuta dell'intero sistema economico nazionale, che si regge appunto sulla micro, piccola e media impresa. Con riferimento all'assestamento di bilancio 2020 non si può evidentemente non segnalare come noi forze di opposizione ci siamo sempre dimostrate responsabili nell'affrontare l'emergenza sanitaria e la conseguente crisi economica, offrendo una prospettiva diversa da quelle delle forze di governo, nel tentativo di arricchire il dibattito sulle misure da adottare, avanzando sempre proposte concrete e fattibili, raccogliendo le istanze del tessuto economico e sociale del Paese, senza la necessità di passerelle mediatiche. Si è poi cercato di agevolare il più possibile, questo dovete riconoscerlo assolutamente, la speditezza dei lavori parlamentari, dei procedimenti di conversione dei decreti emergenziali, senza mieri fini ostruzionistici e col solo scopo di migliorarne i contenuti, assistendo invece, lo ricordavo ancora ieri durante la discussione e la dichiarazione di voto sul DL agosto, invece dei ritardi mostruosi legati alle tensioni interne a una maggioranza sempre più litigiosa e soprattutto sorda alle proposte dell'opposizione. Ma soprattutto abbiamo contribuito, risultando decisivi in alcune occasioni ad autorizzare lo stanziamento delle risorse che si sono rese necessarie per affrontare la crisi in atto, votando 3 scostamenti di bilancio che hanno prodotto ulteriori 100 miliardi di deficit per il solo 2020 e più di 500 miliardi dal 2020 al 2032, portando il rapporto debito pubblico PIL a sfiorare il 160%, tetto che probabilmente sfonderemo con la prossima manovra. Lo abbiamo fatto per senso di responsabilità, perché abbiamo ritenuto fosse indispensabile utilizzare tutti gli strumenti possibili per far fronte alla crisi economica
più grave della storia della Repubblica Italiana, perché abbiamo ritenuto giusto che lo Stato si facesse carico della difficoltà delle famiglie, dei lavoratori, degli imprenditori, degli enti locali, che ogni giorno debbono garantire comunque i servizi essenziali ai propri cittadini. Non l'abbiamo fatto di certo per vedere le città invase da sfreccianti monopattini, emblema di una maggioranza totalmente sconnessa dalle reali esigenze dei cittadini, per consentire mediazioni transattive tra Stato e specifiche regioni, o per favorire l'adozione di microinterventi affatto risolutivi che hanno sostanzialmente dissipato lo sforzo economico che abbiamo chiesto alle prossime generazioni. Prima il collega Manca parlava di distinzione tra debito buono e debito cattivo. E in effetti proprio di questo, e parlava della produttività, per esempio, della pubblica amministrazione, che secondo me è una delle grandissime sfide. Io penso che tutti coloro che hanno garantito uno stipendio, quindi parlo della pubblica amministrazione, ma anche di noi, dovrebbero fare propria la frase che pronunciò John Fitzgerald Kennedy: non chiederti cosa il tuo paese può fare per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese. Ecco, tutti dovrebbero pensare a essere più seri, a fare di più. Vi faccio un esempio: in molti uffici della pubblica amministrazione si fa smart working e c'è una resistenza a ritornare negli uffici, anche in presenza di tutti i dispositivi e le garanzie di sicurezza. Ora, io ho raccolto più di una volta testimonianze di cittadini che mi dicono: io ho bisogno di parlare, devo risolvere un problema, non riesco a parlare al telefono con queste persone, l'unica volta che sono riuscita a parlare mi ha detto: signora, sto facendo la spesa, mi chiami in un altro momento. Ma siamo impazziti? Questi devono lavorare per i cittadini. E quindi non vedo perché nei comuni e in tante professioni debbano essere in prima linea anche, e lo sono stati anche durante il periodo peggiore, e altri ormai dicano: no, noi facciamo smart working perché è più moderno e ci fa più comodo. E no, signori, siamo tutti al servizio dei cittadini, lo ripeto. Ma soprattutto dobbiamo deciderci, semplificare, cioè non è possibile veramente avere dei residui così importanti, non riuscire a spendere, cioè vuol dire che non siamo efficienti, cioè bisogna aumentare la produttività, e la produttività si ottiene con i numeri. I premi di produttività vanno dati non perché bisogna darli di fronte a un reale lavoro di efficienza. Questa è la differenza, perché altrimenti troppe persone pensano di non essere coinvolte nel dibattito e nella ripresa. Cioè, resilienza vuol dire questo, vuol dire essere flessibili, adattarsi, ma capire il proprio dovere. Cioè, ci deve essere un senso civico che purtroppo nella maggior parte dei casi non c'è. A differenza invece, scusatemi, di quella piccola media impresa e microimpresa, di quegli artigiani che comunque rischiano in proprio, rischiano il proprio capitale, ma fanno, io conosco artigiani che sono sull'orlo del fallimento pur di non licenziare, anche in passato, pur di non licenziare i propri operai, perché erano la grande risorsa della piccola magari impresa artigiana, ma anche ormai parte di una famiglia, un lato umano che li pungolava comunque a resistere. Perché non c'è questo atteggiamento nella pubblica amministrazione? Non sono solo dei lavoratori, sono un pezzo dello Stato. Forse questo concetto molti proprio non lo conoscono. Io non sono, e faccio quest'ultimo esempio, io capisco che in certe parti d'Italia possa esserci il doppio, parlo per esempio degli enti locali, delle persone, degli impiegati, piuttosto che il solito discorso sui forestali. Ci siete, c'è un supporto, c'è un aspetto assistenzialistico, ma
Il lavoro dovrebbe essere perfetto, i conti dovrebbero essere perfetti, i servizi ai cittadini dovrebbero essere perfetti, i boschi dovrebbero essere puliti, l'assetto anche quello super controllato. Invece c'è solamente un approfittarsi, un atteggiamento di menefreghismo che non poteva essere accettato prima, a maggior ragione è inaccettabile in questo momento di crisi dove a tutti viene richiesta maggiore responsabilità. Per questi motivi e anche come voto finale, noi dichiariamo un voto contrario convintamente. Grazie Presidente. Grazie, senatrice Rivolta. È iscritta a parlare.